Buonasera e benvenuti al Dagda Club. Questa sera parleremo, facciamo una chiacchierata tra amici, perlomeno mi auguro che sia molto amichevole. Parleremo, prendiamo spunto da Angelo Ribelle. Ho qua due valorosi amici <ride> che, che mi daranno una mano, mi faranno delle domande e vorrei anche che, vi che qualcuno li presentasse eh, o vi presentaste. Comunque, eh, prendendo spunto da Angelo Rivelle, poi lo sapete, sono serate senza, senza pilota, quindi ho, ho, il bello di queste serate è che ognuna viene un po' a modo suo, in qualche modo anche voi. Con le vostre domande o con le vostre richieste, eh, partecipate a creare la scaletta che mh, prende, attinge, dai alle mie canzoni, ovviamente, perché ogni pagina del libro, in qualche modo, è un racconto, eh, è una pagina della mia vita. E quindi, come spesso succede, eh, le esperienze diventano poi delle canzoni, quelle che voi fortunatamente amate o comunque tenete. In, in considerazione, poi ecco, mi piace anche in queste occasioni cantare canzoni non mie. Per esempio, eh, quando faccio le serate acustiche, non è raro che escano canzoni altrui che poi sono le canzoni che hanno, eh, che hanno forgiato il mio stile negli anni. Comunque, ogni artista si ispira a qualcuno e io, ecco, interpretando eh, le, le canzoni non mie faccio capire anche poi quelle che sono le, le influenze eh, che hanno che sono entrate a far parte in qualche modo del, delle mie canzoni. Per cui eccoci qua. Sì, sì. Andremo anche in radio Luca. Ah, ecco, stai fai, stai registrando, ok. Allora starò un po' più attento no, no, all'intonazione sì. in modo particolare. <ride> no. Dicevo, proprio partendo dall'autobiografia... Dall Il musicista di solito nella sua musica già mette parte della propria vita. E questo, in cioè, eh, maggior parte, è la seconda biografia eh, riferita a eh, Perini. Cosa significa mettere per iscritto la propria vita? Beh, eh, già mettere per iscritto è un concetto... Scripta manent, quindi eh, è un po' come dire ciò che stai attento a non pentirti di ciò che dici perché insomma, quando scrivi qualcosa rimane ad eterna eh, e perentoria testimonianza. Eh, mi sono divertito soprattutto in Angelo Ribelle perché l'ho scritto più di mio pugno, eh, anche se ho già mh, fatto capire nel, nell'introduzione, nei ringraziamenti, quanto avere come editor. Eh, uno scrittore bravo come Giuseppe Cesaro non è da tutti, ecco queste sono un po' le fortune che si hanno a lavorare con le grosse case editrici, come è il caso della nave di Teseo. La biografia precedente invece aveva tutt'altro spirito, altrettanto bella, ci ha dato tante soddisfazioni. Anzi, è curioso. Parliamo di Angelo Ribelle, ma intanto vi annuncio che, cane sciolto, arriverà la terza ristampa. Quindi. Era già era il record della Cinaschi, però ecco, per dirti come cambino le cose a lavorare con un editore o con l'altro. Per cui, questo eh, rispetto a quello che ho fatto con Federico, dove eh, ci sono le mie idee, ma c'è cioè, lo stile, secondo me, molto avvincente di Federico. Questo ne viene fuori un po' più l'Omar, forse liceale. Ecco, mi sono dilettato anche a raccontare degli episodi di me stesso, anche cose familiari, proprio perché insomma, ho, ho deciso di aprirmi, di raccontarmi in, in qualche modo. Per cui ho provato a farlo in prima persona e ci sono riuscito, eh, spero bene, questo lo dovreste dire voi e lo dicono i lettori, però eh, faccio parte, come in qualche modo chiedeva la, la tua domanda. Faccio parte di quegli artisti che, eh, che prendono spunto per scrivere le canzoni della propria vita. Quindi non ci sono artisti che lavorano molto di fantasia e riescono a immedesimarsi in mondi anche lontanissimi da loro. Io ho questa caratteristica, eh, forse è un limite, però ecco diciamo che ci ho dato dentro molto con la vita. Quindi io lo dico scherzando, eh, soprattutto quando. Quando sono in difficoltà eh, con la mia salute, visto che ormai a scadenze quasi puntuali eh, devo subire degli interventi cardiochirurgici. Eh, cardio per cui mi viene sempre in mente questa cosa: no? Sai, quando affronti dei momenti delicati pensi alla tua vita. In realtà, noi non ci dobbiamo pensare. Andy Warhol, no? la vita, la descrisse quello che ti succede mentre pensi di fare qualcos'altro, quella è la vera vita, quella che non puoi programmare. Io faccio parte però ecco, di quegli artisti eh, che scrivono solo di ciò che vivono. Eh, non ho mai provato a scrivere, a scrivere con la fantasia, ecco, però per esempio con delle poesie vedi Neruda, vedi Mayakowski, sono diventati, della, ricordo, in colori che esplodono, il primo album dei Timoria, c'era Sempre Nasser, che era una canzone che, avevo, che mi aveva ispirato l'omonima poesia di Neruda. Oppure ecco la mia vita stessa, Fellini, il grande Federico Fellini, eh, alla domanda che gli fece un tuo collega, proprio come hai fatto tu con me stasera rispose io sono autobiografico anche quando parlo in, di una sogliola. quindi quando in un film mio vedete un pesce ecco quel pesce sono io e eh, eh, questa ecco è la, diciamo, la categoria di artisti a cui appartengo ecco, mi piace raccontare ciò che vivo e è bello poi vedere che le persone magari per fortuna mia eh, vivono dei momenti simili e si immedesimano nelle mie canzoni. Ecco, eh, la fatica che faccio è quando mari discografici mi dicevano scrivi una canzone su questo, no, non hai idea, non avete idea quanti, quante telefonate ho ricevuto dal mio ufficio stampo o, o soprattutto dai discografici o dal mio manager durante il Covid, durante il lockdown, eh, a chiedermi Cosa stai scrivendo? Immagino in questi tre mesi. Io poi ne ho fatti quattro perché sono categoria a rischio, quindi già un mese prima mi avevano messo in guardia eh, per cui sono partito un attimo prima col lockdown e invece non sono riuscito a scrivere nulla. Proprio niente di niente, perché era talmente forte l'emozione che ecco, ho invidiato i miei colleghi che hanno fatto la canzonetta. Eh, andrà tutto bene, no? fatta... io non ci riuscivo proprio perché eh, non mi ha ispirato nulla a questo momento, solo, ecco, solo eh, attendevo che passasse, ho suonato molto, ho lavorato, eh, ho fatto esercizi, ho ascoltato molta musica, ho potuto riprendere in mano i miei vinili, però ecco, scrivere, sono andato sui tetti a cantare, chi mi segue sui social mi avrà visto sul tetto di casa mia. Con mia figlia vestita da ballerina, anche perché si annoiava terribilmente, i bambini l'hanno vissuta peggio di noi questa, questa costrizione. E appunto non ho vissuto, quindi non ho scritto nulla. Provavo a mettermi, no? mi, mi suggerivano anche, ma sai c'è successo questo oggi? Eh, ma non mi veniva da scrivere. Ecco, l'unica cosa che forse finirà in un testo, perché ci sto lavorando in questi giorni, ho ripreso un po' in mano il, il lavoro futuro perché comunque sappiamo che da ottobre più o meno settembre-ottobre si ricomincia a lavorare e io posso finalmente eh, per la prima volta annunciare che a, settembre, a fine settembre uscirà, primi di ottobre, il disco dal vivo della tournée dello scorso anno col, con anche la parte video del concerto Fabric con tutti gli ospiti, insomma delle belle interviste, un bel lavoro che ho visionato in questi giorni e abbiamo finito di mixare il disco. Per cui ecco, so quello che mi succede e ho iniziato anche a scrivere le nuove canzoni invece del mio album che vedrà la luce a gennaio, probabilmente col singolo riusciamo ad uscire a dicembre. Ecco, lo dico perché spesso mi fate queste domande su, o sulla pagina Facebook o dopo i concerti e io eh, non so mai cosa rispondere <ride> perché non sono... Oggi, però, c'è stata una riunione tra il mio manager e la Universal, e per cui mi hanno confermato queste cose. Posso renderle ufficiose in questo momento. Per cui, ecco anche durante il Covid, non ho vissuto quindi avrei raccontato la coda quelle poche volte che andavo a fare la spesa di tre isolati per andare a comprare il latte e il pane. Però, ecco non mi è nata nessuna canzone. In una canzone nuova. Chissà perché ve lo racconto, forse perché a queste occasioni sono belle. Ecco, o, o sto mettendo, poi non so se rimarranno perché io prendo, riprendo, abbandono le canzoni, le metto in un cassetto, le dimentico, poi mi viene voglia di riprendere e lavorarci su. E appunto la cosa più bella che credo sia successa durante questo lockdown, che è stato vedere la natura, la natura che si riappropriava della della realtà, del mondo, del pianeta blu. Quella è stata una cosa, una botta posi di positività incredibile. Io ho visto addirittura le api salire fino al secondo piano del condominio dove vivo io, sul mio balcone, e venire a, a suggere il polline, insomma, eh, i vedere i cerbiatti sulla spiaggia di Forte dei Marmi che andavano a, a cercare di bere, di dissetarsi, no? vedere appunto gli orsi gli animali, i cervi alle porte di Brescia una, una cosa e sembrava no, che in qualche modo fossero felici io ho avuto la netta sensazione che quegli animali fossero felici le tartarughe che dopo eh, no, 40 anni che non succedeva che attraversano il Pacifico per andare a nidificare insomma senza quello stronzo dell'uomo la natura era rinata gli animali erano felici e allora ecco, forse l'unica cosa che finirà in qualche canzone che sto cercando di... di è questa sensazione di, di capire ancora una volta, e io ho pensato anche, del resto 2020 l'ho scritto 25 anni fa, quindi non sorprendono nessuno i miei <ride> discorsi un po', un po ecologisti, eh, però anche perché negli anni 90 insomma eravamo in pochi a parlare di questo. Oggi c'è la fortuna di avere dei movimenti come quello della, della piccola Greta, eh, che è una piccola guerriera sicuramente non simpatica perché non ha il dono della simpatia, poverina, ma straordinaria. Eh, io la, la seguo e mi sento anche in colpa verso questi giovani perché speravo che la mia generazione facesse di più per i, le nuove generazioni.